Ciao ragazzi, facciamo il giro, torno al recinto, seguitemi, venite con me. Controlliamo che tutte le mamme siano a posto, che non ci siano agnellini troppo vicino alla rete. Marcia via, dai, marcia via, no? Vai a puzza, che sennò le spaventi. Questi sono i recinti con tutte le mamme che abbiamo tirato fuori dal gregge, così possono stare più tranquille con i loro piccolini. Come vedete hanno mangiato, hanno la pancia piena e adesso riposano. E queste hanno già dai 2 ai 5 giorni, questi agnelli. Qua invece ci sono le mamme che hanno partorito oggi. Se mi seguite vi faccio vedere gli ultimi nati. Eccoli qua. Questi sono proprio freschi, freschi, freschi. Quello lì devo ancora segnarlo perché era ancora bagnato. Ed eccole qua, sono tutte tranquille con i loro piccolini, lasciamole stare. Diciamo che qui è tutto a posto. E ora ci avviciniamo alla roulotte e finalmente riposeremo un po' anche noi. Guardate i cani che giocano, contenti, che hanno fatto anche loro la loro giornata di lavoro. Laggiù arriva anche Rumba. C'è Rock, c'è Drago che sta imparando benissimo. I miei compagni di lavoro e di vita. E il fuoco che tiene lontano i lupi, ci aiuta a fare la guardia, ci fa compagnia, ci riscalda. Al fuoco ho cucinato la cenetta, nelle braci ho cotto le patate avvolte nella carta stagnola, vengono buonissime. E adesso raccolgo un po' di cenere che mi servirà per lavare i piatti domani con la luce. Anche le lenzuola le ho sempre lavate così, con la lisciva. Se si mette la cenere filtrata in un bidone di acqua e poi si utilizza l'acqua della cenere, viene fuori un liquido molto molto sgrassante che va benissimo per lavare i piatti quando si è sul lavandino. Se invece si lava i piatti fuori all'aperto, si può utilizzare direttamente la cenere, perché se c'è anche qualche bronzettina non ottura gli scarichi. E ripeto, le lenzuola spesso le lavo così, con l'acqua, la lisciva, l'acqua di cenere, e nel pentolone le faccio bollire, così vengono belle disinfettate. Ora abbiamo anche le braci, se serve disinfettare qualche panno o il ferro da stiro con le braci, ce le metto dentro. E mi piace utilizzare questi metodi perché non è detto che siamo dipendenti dall'elettricità, dipendenti dalle bollette, dipendenti da quello che la società ci offre. Mi è sempre piaciuto insegnare ai miei figli che anche in mezzo a un campo si è autonomi, si riesce a sopravvivere benissimo, basta sapersi muovere nel modo giusto. I miei figli, se si trovano in un campo, sanno vivere, sanno sfamarsi perché sanno scegliere le erbe commestibili, i radicchi selvatici, sanno arrangiarsi a fare tutto, sanno arrangiarsi a fare il pane con un po' di farina e acqua e cuocerlo sulle braci. Ho proprio fin da piccoli voluto prepararli a questo e insegnargli
a essere autosufficienti nel niente, perché questa è stata l'esperienza che mi ha dato tanto. Da ragazza ho costruito una casa nel bosco, utilizzando quello che il bosco mi dava, e questo ha fatto sì che crescesse in me l'autostima che non avevo, perché quando ti trovi nel niente riesci a sopravvivere, riesci a crearti un rifugio, riesci a coltivarti il tuo orto, a fare il formaggio con le tue caprette, a essere autosufficiente, questo ti dà tanta sicurezza, perché sai che capisci nel profondo che abbiamo bisogno di tutti e di tutto, però che possiamo farne anche a meno. E questo a me ha dato tantissimo. Per questo insegnate ai miei figli ad arrangiarsi. Ciao ragazzi! Ora sono stanca, vado a dormire. Al prossimo video!